Minorenne fermato dalla polizia di Fano con un coltello a serramanico. Torna a parlare il professore di scuola media che ha deciso di andare in aspettativa per non cedere al Green Pass. Siamo sicuri che questa sia una buona scuola? L'ASUR annuncia un secondo camper vaccinale, servirà per somministrare solo le prime dosi, domani sarà ad Urbino. Domenica e lunedì si vota in 24 comuni marchigiani per eleggere i nuovi sindaci, saranno 7 quelli in provincia di Pesaro e Urbino. A Santa Croce di Fano 300 interventi alla malmella per tumore al seno, per tutto il mese di ottobre il programma, ogni mercoledì visite gratuite. Grande festa per Giannina, la nonnina che ha compiuto 100 anni. Auguri! Auguri Giannina! Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Un cordiale saluto, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questa è l'informazione locale Occhio alla notizia sul canale 17 che parte questa sera con la cronaca, una notizia di cronaca da Fano. Gli agenti del commissariato coordinati dal dirigente Stefano Seretti hanno sorpreso un sedicenne che passeggiava nel centro storico con un coltello a serramanico, con una lama lunga 10 centimetri. Il giovane del posto è stato fermato durante il pomeriggio in via Arco d'Augusto mentre era in compagnia di altri ragazzi, molti dei quali minorenni. Tra loro c'era anche una fanese di 14 anni che stava fumando uno spinello di marijuana. Entrambi sono stati portati in commissariato e poi ovviamente riconsegnati ai genitori. La ragazza è stata segnalata alla prefettura mentre il 16enne è stato denunciato alla procura dei minori per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Adesso invece vi facciamo ascoltare una intervista che abbiamo realizzato con il docente, il professore di scuola media di Fano che ha preso un mese di aspettativa per, dice lui, non cedere al ricatto del governo. Stiamo parlando del professor Angelo Antonioni che si domanda se quella di oggi sia davvero una buona scuola. Sentiamo. Distanze, mascherine, lezioni davanti a un PC e un certificato obbligatorio che attesta la vaccinazione per gli insegnanti e tutto il personale. La pandemia ha influito pesantemente sul mondo della scuola e a parlarci della situazione attuale è il prof. Angelo Antonioni, docente di matematica e scienze da quasi 15 anni, in servizio alla scuola media Padalino di Fano. Il professore però al momento è in aspettativa, che ha richiesto per lanciare un messaggio agli studenti, quello di non accettare il ricatto del governo che impone l'obbligo del Green Pass e di avere sempre uno spirito critico, il rispetto reciproco e la libertà di opinione. Sicuramente è una situazione non bella che deriva da un tentativo di risolvere questa situazione emergenziale da 2 anni a questa parte circa, puntando tutto sull'aspetto sanzionatorio e sanitario senza ripensare veramente il ruolo della scuola e le possibilità. Secondo lei c'è una discriminazione tra i ragazzi? C'è una discriminazione perché la scuola riflette quello che avviene fuori e come fuori c'è questo clima purtroppo che si è creato di contrasto legato a questa presunta vaccinazione, chiaramente questa cosa viene riportata anche dentro le scuole, quindi la scuola che dovrebbe essere il luogo principe di inclusione, tra virgolette, in alcuni casi diventa in realtà un luogo di ghettizzazione, con conseguenze gravissime ovviamente per i ragazzi a livello psicologico. È successo qualche episodio in particolare? Sì, ci sono stati episodi in diverse scuole in cui gli insegnanti hanno esplicitamente richiesto ai ragazzi il loro stato vaccinale o in alcuni casi a quelli piccoli lo stato dei loro genitori. Tant'è vero che in questi giorni, circa 2 giorni fa, proprio 3 giorni fa, l'ufficio regionale delle Marche, l'ufficio scolastico regionale ha emanato una circolare indirizzata a tutte le scuole proprio per richiamare la correttezza di questi comportamenti. Riprendendo il nome di una legge, è veramente una buona scuola? È veramente una buona scuola? Mi verrebbe da dire di no adesso, nonostante tutti gli sforzi di tanti bravi insegnanti che ci sono dentro, perché ce ne sono tanti anche se non appaiono, e nonostante questo no, perché i ragazzi non vengono, come dire, non vengono sviluppate in realtà le loro potenzialità e si tende sempre più ad una omologazione dei ragazzi piuttosto che evidenziare le individualità.
Sono 94 i positivi al Covid rilevati nelle Marche in queste ultime 24 ore. La provincia più colpita è quella di Pesaro Urbino, con 34 contagi. Invece negli ospedali della regione ci sono 5 ricoveri in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva scendono a 17, mentre quelli in semi-intensiva a 22. Nell'ultima giornata non ci sono stati decessi legati al virus. Intanto nell'area vasta 1 prosegue la campagna vaccinale anti-Covid. Oltre al primo camper che girerà nell'entroterra e nella costa per somministrare le seconde dosi di vaccino, verrà impiegato un altro mezzo mobile che girerà invece nelle fiere, nelle sagre di paese, nei luoghi del divertimento e nei poli industriali. La prima uscita del mese di ottobre è prevista per domani al Collegio Raffaello di Urbino. Nel nuovo camper verranno effettuate solo le prime dosi senza bisogno di prenotare. Sarà sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità. Torniamo adesso a Fano, perché anche quest'anno il Comune ha aderito all'iniziativa Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L'età media dell'insorgenza del tumore al seno si è abbassata e colpisce anche tantissime 30-35 anni. Il dato confortante però è che con la prevenzione si può diminuire il rischio di contrarre questo tipo di carcinoma. Lo ha affermato ieri Elisabeth Pastor Ruiz, presidente dell'Associazione Fior di Loto, che insieme all'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano, all'Avis, alla Lilt e all'Unità di Senologia Breast Unit di Marche Nord, ha presentato Ottobre Rosa, un calendario di iniziative che ha l'obiettivo di puntare i fari sul tema della prevenzione e cura del carcinoma mammario. Si va dalle visite specialistiche a una camminata di sensibilizzazione prevista per domenica 17, da una tavola rotonda alla Mediateca Montanari fino ai monumenti illuminati di rosa e a un buono per una visita senologica gratuita dedicato alle donne che doneranno il sangue al centro trasfusionale. La prevenzione del tumore al seno deve diventare un imperativo per tutte le donne, perché prevenire è salvarsi la vita. Trovare comunque qualche stranezza nel proprio seno, una difformità in tempo, vuol dire riconoscere quella che è una grave malattia che si può curare. Una cosa alla quale teniamo moltissimo quest'anno è dedicare tutta la nostra attività alla presidente di Fior di Loto, che è venuta a mancare proprio quest'anno, Lidia Battistelli, che era anche una pittrice che ha realizzato quest'opera è con la quale abbiamo fatto le spillette che distribuiremo durante tutto il mese nelle nostre attività, proprio perché il suo impegno è stato importante ed è un momento anche di riconoscenza per lei, per tutto quello che ha fatto in questi anni per le donne di questo territorio. Il Covid, ha ricordato il dottor Cesare Magalotti, ha limitato la prevenzione, per questo serve una campagna di informazione forte per far sì che si possano aiutare tante donne. Dall'inizio dell'anno fino ad oggi all'ospedale Santa Croce sono stati operati 300 tumori alla mammella. Tutte le pazienti e anche i pazienti, ci tengo molto a precisare anche gli uomini, possono usufruire di questo servizio, quello di avere una visita specialistica. Basta chiamare al numero che è segnato sui vari fogli diffusi, ad esempio l'associazione Fior di Loto, che è un'associazione di donne operate al seno qui di Fano, sono disposte a prendere i nominativi, e poi noi tutti i mercoledì di ogni settimana del mese di ottobre, dalle ore 13 alle ore 16 facciamo regolarmente le visite senologiche gratuite in ospedale qui a Fano. Adesso invece andiamo nella zona di Sassonia, dove abbiamo preso parte a dei festeggiamenti. 100 anni di nonna Giannina. In via Manzoni a Sassonia di Fano abbiamo notato subito il condominio giusto. Cartelloni e palloncini ci hanno accompagnati dall'ingresso alle scale. Poi, una volta entrati in casa, la faceva da padrona una tavola imbandita da tutti i condomini che insieme ai familiari oggi hanno avuto occhi e cuori soltanto per lei. Giannina Ciavaglia, che festeggia 100 anni. Ancora lucida e in gamba, Giannina, rimasta vedova nell'82, si tiene sempre attiva. Ha 6 figli maschi, 10 nipoti e 9 pronipoti. Il suo segreto? Mangiare tanto pesce e avere sempre pazienza. Oggi una grande festa per lei, come sta? È contenta? Sì, sono contenta, sì. Ha visto i fiori, la torta, lo spumante, è un bel traguardo. È vero,
al pensiero dei figli, così ho voluto. Certo. Ho voluto così festeggiare. Ecco, sei maschi, signora, ha vissuto una vita tra gli uomini. Sì, sì, anche a mio padre c'avevo, perché era vedovo. Però ho tirato avanti la baracca. È stato difficile, che cosa ha fatto nella vita? Ho lavorato sempre, mi sono andata da fare, ora in un posto, in un altro. Ho cominciato da ragazza, avevo 14 anni, andavo in Finlandia, dopo passata tutta la guerra, tutto. Ho lavorato sempre, però gli alti e bassi nella vita ci vuole. Giannina, come dimostra anche questo video, ama cucinare e guardare la TV, ma in particolare i programmi di sport. Le partite le guardo tutte, però è l'Inter che mi preme. È la sua squadra del cuore? Sì, sì. Dopo dell'Inter, una volta c'ho la Roma, so, un po'. E la Juventus, sì, sì, però... però ci sono troppe specialità, 9 anni a vincere. E Allegri, perché c'è Agnelli che c'ha questi. Pagava, perché 9 anni e si vince sempre, perché pagati, ci rigoi, ci raggiungi. Quindi c'è qualcosa sotto, dice lei. Invece, ma l'Inter faceva i gol e non li faceva valere, perché il primo anno per un punto non ha vinto il scudetto e adesso dopo l'ha vinto. Altra passione della centenaria è giocare a scala 40 con i vicini di casa e i figli. Ma mi fregano. La fregano i figli? Sì. Io faccio la partita, loro vengono giù. Al pomeriggio fanno il turno, uno il giorno con l'altro, e ma loro non vanno giù fino a che non vado giù io. Dopo quanto io vado giù le case, loro le attaccano tutto. Sono furbi. È già che sono furbi. Ma oggi la partita carte può attendere, c'è da festeggiare. Buon compleanno, Giannina! Allora, continuiamo a festeggiare perché abbiamo gli auguri da fare a Maria Carboni e Umberto Pierpaoli, che risiedono a Fano e che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Nozze di diamante anche per una coppia di Marotta, invece, di Mondolfo. Loro sono Dino Simonetti e Argentina Mattei. Auguri ovviamente da tutti i familiari e anche da tutti noi di Fano TV. E con questo è davvero tutto. Grazie per averci seguito. L'informazione torna domani mattina alle 7 con Occhio ai Giornali, la rassegna stampa. Arrivederci.